Allora, sì, riprendo un attimo da qua, perché avete visto il casino che è successo nell'episodio scorso. Ho dovuto montare un attimo velocemente il video con vecchie clip, e quindi dovete perdonarmi comunque. Siamo ad un nuovo capitolo, una nuova missione. E adesso dovrebbe essere tutto tranquillo col PC. Qua che succede? Munizioni. No, un attimo. Stanno ammazzando Katrina, sforza! No, 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 aspetta, aspetta, sì. Non mi ammazzate Katrina, sforza! Attenzione, ne ha ammazzato uno lei. Fatemi un attimo capire dove mi trovo. Munizioni ricaricate, che cazzo di senso c'ha? Ho rotto il cazzo sto qua. Chi è che sta molestando Katrina? Sforza, lui. Non si libererà di lui. 10 assalitori rimasti, grazie, avvertimi pure. E via così, di giustezza. Katrina, dove sei? Che ti devo proteggere, se no mi muori. Così non Ok. Ma oh, Niccolò! Cinque assalitori rimasti. Mo dovrebbe essere 4. Dai, non può morirmi Caterina adesso. Due rimasti. E siamo a posto. Sotto assedio è andata. Uff, che roba. Ok, beh, c'è un modo di fare anche quella dopo ormai. Tanto c'è una rendita abbastanza cospicua a Monteriggioni che poi andremo a prendere. Vediamo cosa vuole Caterina. Caterina! Caterina, sforza! Lo so che sei lì! Ho qualcosa che forse rivuoi indietro! Il mio cazzo. Ti manca nessun figlio? Anche Ezio Auditore! Che magnifica sorpresa! Immagino che siate i fratelli Orsi. Ludovico? E Checco, al vostro... Checca. Basta! Dove sono i miei figli? Lasciateli! Sicuro, signora. Lo faremo volentieri in cambio di qualcosa in tuo possesso. Una certa mappa! Ah beh, meglio di altro. Fratello. Beh, meglio di altro sicuro. Una certa mela, giusto? O devo sgozzare i tuoi figli da un orecchio all'altro? Bastardi! Credete di potermi minacciare? Non vi do niente! Scena più bella adesso. Teneteveli! Posso benissimo farne degli altri! Quando cambi idea, saranno nel villaggio fuori dalla città. Hai un'ora! In effetti, un po' gli dispiace, No, Caterina. Non posso chiederti di sacrificare i tuoi figli. Nessuno sta sacrificando niente. Vai e riportameli, Ezio. Sì. All'ordine, signora. La mela deve restare nella cittadella. Tenetela al sicuro. Il padrino. La banca di Riario. 10 minuti. Praticamente un minuto qua sono 6 minuti di gioco. Cioè, dentro il mondo del gioco. Sono famigerato, sapete dove me la metto la famigerazione? Ecco, avete ben capito.
Non è come sembra. E io me la svigno così. A causa della... Che devo fa? Di uomini validi dovuta alla recente campagna militare e alla pestilenza, la fanteria offre 3 guadagni extra all'anno. Datemi una scaletta, vi prego. Ah no, beh, c'è la porta qua, quindi buono. Non mi dire che non bisogna farsi individuare perché non ci credo. Stare qui. Prendono un attacco. Guarda, ci devono custodirmi. Illusi, non basteranno. Mia madre è una belva. Ops. Non siamo agnellini. Sembriamo dolci, ma gli occhi ingannano. Vedete mio padre. Benissimo. Vieni qua. Piccola bambina. Oddio, ma sei brutta. L'Ottaviano è tenuto prigioniero al faro. Ok, immagino che adesso tu mi dia il cavallo, vero? Bravo. Uccidi Ludovico Orsi. Andatevene subito, se ci tenete alla vita. Plot twist. Ma l'altro bimbo dov'è? Scusate. Ok, non può ancora essere salvato. Ma se tipo ripulissimo la zona? Insomma. Non puoi stare qua su. Ok, Ludovico Orsi credo che sia in alto. Vuoi che il tuo bambino resti in salvo, Caterina? Dacci quello che vogliamo o lo butto di sotto. Ci vorrà molto. Zitto, marmocchio. Oh, va, tieni a bada quel coltellino di merda, vai. La mappa o ti storco il picco. Brutto merda. Va bene, volete la guerra? Ecco la guerra. Uno. Di grazia, signore. Sto per... Fagliela addosso. Lasciatemi andare, vi prego. Dio. Chiudi il becco! Non metterti le dita nel naso, bambino! Pronti, ragazzi! Attacchiamolo insieme! Smettila di frignare! Dove ce li hai, i coglioni? Capito, la figlia era cazzuta come la madre e il figlioccio invece. Molta attenzione! È un po' checca, va bene. Basta, smettila! Mi fai venire il mal di testa! Io ti ho abbandonato, assassino! Questa è la tua ultima possibilità! Non lanciatemi cose, per favore! Ora, o gli rompo le gambe! Nessuna... No! C'era arrivato! Eccolo! Presto, prendiamolo! Parto. Ora, fianco, ora. Vi arrendete allora? Dacci quello che vogliamo. Ora tutto di sotto. Mamma, ah, tu che scappi sempre, adesso muori. Zitto, marmocchio. Ma quante volte mi sono appiccato su sta torre? E il glifi, e il punto d'osservazione, e lo scrigno, ce n'è un... Caterina, fatti vedere! Fisica del gioco, puoi venire a me per favore, grazie. Che poi c'era arrivato là, proprio all'ultimo passo, ma hanno tirato il sasso, se no ci arrivavo tranquillo. Di grazia, signore! Sto per farmela addosso, lasciatemi andare, vi prego! Oh, per Dio, chiudi il becco! Zitto. Smettila di frignare. Dove ce li hai, coglio? Ops, eccolo qui.
Caterina è stata stolta a mandare te. Perché? Forse lo stolto sei tu, che muori per pochi spiccioli. Ne valeva la pena. Più di quel che credi. Il maestro avrà quello che cerca. Ma quale maestro? E allora, muori con il tuo insensato orgoglio. Requiescat in pace. Grazie. E anche l'altro figlio liberato. Se solo sapessero cosa ha detto la madre su di loro. Parole non molto belle.